salire sul podio, quindi vediamo e godiamoci questa gara, perché sicuramente sarà una bella battaglia. Allora, eccola qui la presentazione del finale del 4 senza maschile. L'Australia in acqua 1 con Lockwood, Lloyd, Turin e Hill. In acqua 2 c'è l'Italia, Marco Di Costanzo, Matteo Castaldo, Matteo Lodo e Giuseppe Vicino. L'Olanda in acqua 3, Harold Langen, Peter Van Schie, Vincent Van der Vant e Govert Virgever. Romania con Vlad Aicoboa, Adrian Dami, Marius Vasile Kosmiuk e Toeder Andrei Gontaru. La Serbia con Deric, Savic, Stoic e Bogicevic. E chiude la Spagna in acqua 6 con Garcia Ordoñez, Canalejo Pasos, Garcia Cortés e Guzman del Castillo. Classe 92, Marco Di Costanzo, oro mondiale nel 2014, under 23 proprio nel 4 senza. Poi c'è Matteo Castaldo, che è il più anziano dei 4, classe 85. E poi Matteo Lodo, classe 94, lui è il più giovane, ha vinto 5 ori tra juniores e under 23, tra mondiali e europei, nell'8 e nel 2 senza. E Giuseppe Vicino, anche lui delle fiamme gialle, così come Matteo Lodo. Di Costanzo invece delle fiamme oro, Castaldo è di Savoia. 3 ori per Giuseppe Vicino tra juniores e under 23, anche lui nell'8 e nel 2 senza. Il miglior tempo ce l'ha la Gran Bretagna, che non c'è qui in questa finale a Lucerna, proprio a Lucerna nel 2012, 5:37.68, ed è contemporaneamente il miglior tempo della Coppa del Mondo e anche il miglior tempo in assoluto fatto mai registrare. Gregory Reed James e Trix Hodge. Adesso concentriamoci però su questa gara con l'Italia, che è partita bene, 47 colpi ed è in testa l'imbarcazione azzurra. Sì, come hai detto, manca proprio la Gran Bretagna detentrice del record del mondo, ma oggi i mitici Trix Hodge, Reed, Gregory e James non ci sono. Trix Hodge ha smesso l'attività, gli altri tre fanno parte dell'otto che vedremo più tardi. Ma la Gran Bretagna, quella che ha vinto l'Europeo proprio il mese scorso a Potsdam, è stata eliminata proprio dagli azzurri, quarta soltanto in semifinale. Quindi di sicuro una gara che va ad avvalorare ancora di più quello che è il livello della gara oggi. Quindi vediamo adesso l'Italia che sta conducendo e punta a punta proprio con l'Olanda. Sì, è l'Olanda che si è fatta avanti e adesso è leggermente in vantaggio sull'Italia. L'Italia che però lotta, sono 14 i centesimi che separano Olanda e Italia ai 500 metri. L'Australia chiude in terza posizione il podio temporaneo dopo appena un quarto di gara, ma come ci hai detto tante volte, Raffaele, come abbiamo detto tante volte, la gara è lunghissima, 2000 metri. Italia che ripassa in vantaggio con 40 colpi al minuto, sta aumentando la propria frequenza la formazione azzurra. Eccoli qui Giuseppe Vicino, Matteo Lodo, Matteo Castaldo e Marco Di Costanzo. Sì, non è male. Adesso la barca azzurra sta producendo un'ottima velocità, una prua di vantaggio, quella che ci vuole. Bisogna mantenere questo distacco, ma soprattutto adesso bisogna allungarsi, spingere bene, soprattutto nella fase di passo, e distanziare gli altri equipaggi in modo da poter avere margine per poter salire e per poter controllare gli avversari. In vantaggio l'Italia, ci stiamo avvicinando a metà gara, ottima la prestazione degli azzurri, giovanissimi,
particolare Matteo Lodo, 25 ottobre 94, dunque deve compiere 21 anni Matteo Lodo, 22 ne ha Giuseppe Vicino e 23 appena compiuti Marco Di Costanzo. Italia e Australia adesso a contendersi la prima posizione, Australia per un centesimo dietro all'Italia al passaggio dei 1000 metri a metà gara. Forza ragazzi, non mollate, bisogna continuare a spingere. Sì, adesso l'Australia sta portando l'attacco con due atleti molto esperti, con Lead e Lockwood, furono proprio loro medaglia di bronzo lo scorso anno ai campionati del mondo. L'equipaggio è sempre molto competitivo, quello dell'Australia, tecnicamente non impeccabile, non impeccabile, ma adesso probabilmente, come ti dicevo, sta sfruttando le condizioni migliori che ci sono in acqua 1. Sono un po' più coperti, sono un po' più gli australiani, che adesso passano in vantaggio. L'Italia però, lottando con l'Australia, è riuscita a staccare gli altri avversari e dunque quando ci avviciniamo ai 1500 metri l'Italia mantiene la seconda posizione e l'imbarcazione in acqua 3, ovvero l'imbarcazione olandese, è quarta, ma ben staccata da Australia, Italia e Romania. Eccoci qui ai 1500 metri, Italia a 1,18 dall'Australia, in vantaggio anche sulla Romania, a 4,08 c'è l'Olanda. E allora possiamo, anzi no, non diciamo niente Raffaello, fino all'ultimo, una speranza ce l'abbiamo. Sì, ultima frazione di gara, l'Italia adesso sta pagando i primi tre quarti, ma adesso Giuseppe Vicino sta salendo, ha incrementato adesso il ritmo. La Romania molto più bassa di colpi, 41 i colpi dell'Italia, 38 quelli della Romania, l'Australia ormai sta andando via. Possiamo andare a prenderci il secondo posto contro la Romania, si entra nelle boe rosse, ultimi 250 metri, c'è da soffrire, da dare gli ultimi colpi, quelli decisivi per andare a prendersi una medaglia d'argento, e se non succede va bene lo stesso perché comunque sarà podio. 44 i colpi dell'Italia, adesso accelera anche la Romania in vista del traguardo, ultimi 100 metri, si guardano i due equipaggi, quello italiano e quello rumeno, l'Australia è scappata, l'Italia prova con le ultime forze a prendersi il secondo posto e adesso è in vantaggio l'Italia sulla Romania, va a vincere l'Australia in 5,55, l'Italia è seconda, medaglia d'argento in questa finale del 4 senza maschile, arriva la medaglia anche nelle finali dei grandi. Sì, come ti dicevo, questi ragazzi dovevano adesso dimostrare di essere cresciuti, di essere al livello dei più forti, hanno dimostrato facendo una gara meravigliosa, complimenti a tutti e quattro, complimenti alla tenacia soprattutto di questo innesto di Matteo Castaldo e Marco Di Costanzo, loro che hanno gareggiato sempre in due senza negli ultimi due anni. Hanno provato con la combinazione con Giuseppe Vicino e Matteo Lodo la 4 senza e infatti subito si è visto che questi ragazzi potevano andare, che questo 4 senza poteva andare forte, infatti sono andati bene già prima a Varese in Coppa del Mondo, dietro soltanto agli Stati Uniti, oggi assenti, bene qui anche dietro soltanto all'Australia, ma di pochissimo. Un'Italia che ha condotto alla grande questa gara, un po' di fatica nella terza parte del percorso e poi sono riusciti a recuperare le energie e le forze. Giuseppe Vicino, Matteo Lodo, Matteo Castaldo e Marco Di Costanzo e sono andati a prendersi un bellissimo argento in questa giornata conclusiva della Coppa del Mondo da Lucerna. Arriva anche un acuto azzurro con una medaglia d'argento che vale tanto. Eccolo qui il momento della rimonta azzurra. A un certo punto erano 44 contro 39 i colpi dell'Italia rispetto
alla Romania. Rumeni comunque contenti della medaglia di bronzo. Australiani che sono riusciti comunque a controllare dall'alto del loro vantaggio la prima posizione, e per meno di mezza imbarcazione gli australiani hanno tenuto a bada la rimonta degli azzurri. Sì, gran bella gara, bellissima anche soprattutto nel finale. L'Italia si era fatta sorpassare nell'ultima frazione proprio dalla Romania, per poi dopo ripartire e prendersi un meritatissimo argento. Gara condotta dall'inizio dalla barca italiana, poi Australia che a metà gara ha fatto vedere la sua forza, ha tirato fuori i cavalli, ma poi vedi anche il crono, meno di un secondo. Sì, 72 centesimo impiegato da Eve McFarlane e Zoe Stevenson per vincere questa gara, ma adesso c'è una premiazione che ci interessa da vicino, perché è quella del 4 senza maschile con la medaglia d'argento per Marco Di Costanzo, Matteo Castaldo, Matteo Lodo e Giuseppe Vicino. Eccoli qui che vanno a prendersi giustamente gli applausi e pure le medaglie. Sì, bellissima gara dei nostri ragazzi, una condotta veramente coraggiosa, partiti subito in testa, poi l'Australia, come avevamo detto prima in telecronaca, ha tirato fuori gli artigli e si è messa avanti, probabilmente un vantaggio troppo importante per poi poter essere recuperato, quasi un'imbarcazione a un certo punto di vantaggio, un po' di luce. L'Italia ci ha provato nell'ultimo quarto, ha risuperato la Romania che sembrava avercene di più, ma purtroppo pagava sul traguardo 7 decimi sull'Australia, quindi ma comunque una gara veramente molto molto bella da parte del nostro equipaggio. Australiani premiati con la medaglia d'oro. Spencer Turin riceve il simbolo del vincitore e Alexander Hill, vincitori anche della Coppa del Mondo, gli australiani. Eccoli qui i vincitori della medaglia d'argento, ricevono gli applausi del pubblico di Lucerna. Eccolo qui Marco Di Costanzo. Matteo Castaldo, Matteo Lodo e Giuseppe Vicino ricevono la medaglia d'argento. Ed ora l'equipaggio rumeno riceve la medaglia di bronzo. Dopo questa premiazione vedremo l'ultima finale in cui è impegnata un'imbarcazione italiana, quella di Romano Battisti e Francesco Fossi nel doppio maschile. Quante possibilità ci sono, Raffaello, per Romano Battisti e Francesco Fossi? Ci sono buone possibilità, come abbiamo detto in apertura del primo collegamento. Germania-Croazia sono di sicuro i più forti, credo la Croazia, lo strapotere che ha fatto vedere lo scorso anno ed anche nella seconda tappa di Coppa del Mondo proprio a Varese, vincendo di circa 7 secondi sui secondi, fa capire che la Croazia forse è ancora l'equipaggio da battere, unico equipaggio al mondo a scendere sotto i 6 minuti, 5:59.72 il crono fatto registrare proprio ad Amsterdam lo scorso anno dai due fratelli Sinkovic.
Germania che con Hacker, singolista storico tedesco, ha messo su un doppio insieme a Kruger, specialista invece del 4 del doppio, un'ottima imbarcazione, 77 Hacker dell'88 invece Kruger, quindi circa 11 anni di differenza tra di loro, un'ottima barca. Hanno vinto a Bled nella prima gara di Coppa del Mondo, non erano a Varese. Sono curioso di vedere cosa faranno rispetto ai croati. L'Italia si può infilare tra questi due,